Io ringrazio dell'invito e dell'accoglienza che mi è stata fatta e ringrazio soprattutto la professoressa Francesca Nodari che anche quest'anno ha voluto invitarmi perché potessimo insieme riflettere su un testo di particolare importanza, una enciclica di questo Papa Francesco che per molti aspetti continua a stupire perché sovente le sue parole, i suoi accenti, i suoi gesti sono davvero inediti e per molti aspetti anche eversivi rispetto alla situazione sia della Chiesa sia della società nella quale noi viviamo. Io spero di riflettere con voi su questo testo con molta semplicità, ma vorrei essere davvero anche molto fedele nel poter sintetizzare nel tempo che ci è dato un messaggio che è così nuovo, ripeto, così nuovo a livello teologico, a livello cristiano, ma che è un linguaggio che certamente forgerà il prossimo futuro per gli uomini del pianeta. Papa Francesco, appena eletto, ha dovuto certamente portare a termine un lavoro lungamente meditato dal suo predecessore, Benedetto XVI, il quale però, lasciando il pontificato, non aveva avuto il tempo né di terminarlo né di pubblicarlo. Un'enciclica sulla fede, dopo quella che aveva fatto sulla carità e sulla speranza, era più che naturale che Benedetto XVI concludesse la meditazione sulle cosiddette virtù teologali, o meglio in un linguaggio più comprensibile, su quelle forze che l'uomo riceve in dono da Dio per la sua vita e per trovare senso nella sua vita. Ebbene, Papa Francesco ha ricevuto in eredità questa enciclica, con ogni probabilità l'ha appena ritoccata e l'ha pubblicata. Certo, l'ha pubblicata come Papa e l'ha pubblicata col suo nome, ma tutti noi ci rendiamo conto che quella è un'enciclica pensata, scritta, meditata da Papa Benedetto e non da lui. Poi subito dopo, invece, si è rivolto alla Chiesa con una esortazione apostolica, l'Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, a 6 mesi dalla sua elezione, e ha voluto scrivere questa esortazione indirizzandola ai membri della Chiesa cattolica per mobilitare un processo di riforma ancora da compiere. Ebbene, poi Papa Francesco ha voluto scrivere un'altra lettera, rivolgendola però a tutti gli uomini. Memore di quello che aveva osato fare Papa Giovanni XXIII con la Pacem in Terris, rivolgendosi non solo ai cristiani, ai membri della Chiesa Cattolica, ma Papa Giovanni allora si rivolse a tutti gli uomini di buona volontà. Ebbene, anche Papa Francesco sceglie come tema l'ecologia, o meglio ancora, la cura della casa comune,
volendo entrare in dialogo con tutti e indirizzandola in qualche misura, senza imporre nulla, a tutti gli uomini, cristiani e non cristiani, credenti o non credenti. E per questo lui cita il Santo Papa Giovanni XXIII e proprio quell'enciclica sulla pace per dire quasi la continuità di un insegnamento, di una profezia di cui la Chiesa Cattolica si fa interprete e garante. Si viene a delineare così un parallelo tra quella tragica minaccia della guerra, alcuni di voi la ricorderanno come me, all'inizio degli anni Sessanta, la crisi di Cuba, eravamo all'orlo della guerra nucleare tra l'Est e l'Occidente, e Papa Giovanni scrisse allora la Pacem in Terris. Ebbene, adesso il Papa dice che siamo sull'orlo del deterioramento globale dell'ambiente. Stiamo assistendo a una degradazione drammatica che può portare, sono parole sue, una catastrofe ecologica. Ed ecco allora che si rivolge con questa sua lettera a tutti gli uomini perché si assumano la responsabilità di un futuro diverso per il pianeta, ma soprattutto per la convivenza umana. Detto questo, vi voglio dare una visione globale dell'enciclica. L'enciclica è lunga, io non posso certamente questa sera, neanche per sommi capi, commentarla. Però vi devo fornire alcuni dati perché voi abbiate le chiavi per una comprensione che sia il più possibile aderente all'intenzione di Papa Francesco. Nell'articolare in capitoli questa lettera e conferendo a ciascun capitolo una tematica propria e una metodologia specifica, Papa Francesco è consapevole soprattutto della profonda connessione esistente tra i vari aspetti del problema ecologico. Cosa dobbiamo dire? Che il problema ecologico da qualche decennio intriga tutti gli uomini, intriga i governi, le nazioni, ma sovente l'approccio a questo tema resta molto settoriale, molto particolare. Non c'è una vera connessione, vi faccio un caso. Eventualmente quelli che hanno più sviluppato il discorso ecologico, non lo dico senza dire connotazioni politica, sono i cosiddetti verdi. Ma quando i verdi hanno affrontato il problema, affrontano sempre e soltanto il problema dell'inquinamento, il problema di un pianeta in cui l'acqua diventa imbevibile, in cui i prodotti della terra non ci portano la salute, ma non toccano il problema in modo specifico e globale. E tutti riconoscono, tutti, che Papa Francesco è stato il primo ad avere una lettura globale del problema ecologico, consapevole della connessione tra i vari aspetti del problema. Quali sono quegli aspetti? La guerra, la carestia, le epidemie, la catastrofe ecologica che incombe su tutti gli aspetti della vita, quelli più ordinari e quotidiani, quelli che
si leggono soltanto attraverso la politica, l'economia, la finanza. Voi sapete che ci sono vari aspetti del problema ecologico e dobbiamo anche dire che le forze che sono implicate nel processo ecologico sono molteplici, sono grandi forze e sovente sono gestite da entità sempre più anonime e intangibili, per cui diventa difficile addirittura per noi discernere i soggetti, i poteri che presiedono e che possono davvero determinare in un senso o nell'altro il processo ecologico. La riflessione di Papa Francesco procede a volte con rimandi, con riprese di argomenti. C'è un intrecciarsi di prospettive e di questioni sollevate che tuttavia si concentrano costantemente attorno ad alcuni assi portanti che il Papa si premura di elencare e merita riprendere perché costituiscono la chiave di lettura della struttura della lettera enciclica. Questi sono i temi che, secondo le parole di Papa Francesco, non vengono mai chiusi e abbandonati, ma ripresi e arricchiti. Ve li elenco, ma ogni espressione, credo che voi, come semplicemente l'ascoltate, sentite quanto sia determinante la nostra vita. L'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta. Ci sono poveri perché anche il nostro pianeta è fragile. Carestie, terremoti, maremoti, epidemie. È la natura stessa che provoca la povertà, come provoca sofferenza e provoca di conseguenza morte non solo individuali, ma a volte addirittura di intere popolazioni. Quindi c'è un primo aspetto, c'è un'intima correlazione tra poveri e fragilità del pianeta. Secondo, la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso. Questo è uno degli aspetti più presenti nel pensiero di Papa Francesco. Più volte vi ritorna sempre. Direi che, per farmi capire in maniera veloce, è quasi una sua ossessione. Non è capace di affrontare semplicemente un tema senza vederne la connessione con tutti gli altri. Anche la recente esortazione, la gioia dell'amore, che riguarda soprattutto la storia dell'amore nella famiglia, secondo il disegno di Dio, ma anche secondo poi la vicenda umana, con tutte le incapacità a vivere questo disegno, lui la vuole sempre vedere a livello di connessioni, la connessione che può avere con la vita, con la generazione, con i figli, con le diverse età, con le situazioni diverse a seconda delle culture. Altro tema, la critica del nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia. Resta molto critico sul fatto che oggi c'è quasi ogni giorno una vittoria della tecnologia che finisce per determinare la nostra vita. Sempre di più regna questa ideologia, ciò che è possibile fare con la scienza e la tecnica, perché no?
invece di interrogarci se la tecnica e la scienza sono a servizio dell'umanità, sono a servizio della nostra convivenza, sono a servizio del nostro cammino di umanizzazione. Ancora, il valore proprio di ogni creatura. E qui quando dice ogni creatura il Papa non intende solo ogni umano, uomo o donna, ma la capacità di farci capire che in un ordine che non è né appiattito e che non è certamente ascrivibile a un biologismo, ogni creatura ha un suo significato e un suo posto. Papa Francesco, alla visione cristiana, e certamente non nega che la coscienza dell'universo siamo noi, che responsabili dell'universo sono io, ciascuno di voi. Non lo è certamente il mio cane, non è certamente il mio animale, però anche il mio cane, anche il mio animale, anche la lucertola, anche un albero ha un significato della sua esistenza proprio, e noi siamo innanzitutto una comunità di co-creature. Usa questo termine creatura Papa Francesco davvero in un senso forte, non banale come noi diciamo povera creatura per dire normalmente di una persona la quale si trova nel bisogno. No, ogni creatura che appartenga al regno, diremmo, minerale, che appartenga a quello vegetale, che appartenga al regno animale, ha un suo significato, merita rispetto assoluto. E questo è molto importante, il valore proprio di ogni creatura, la necessità di dibattiti sinceri e onesti, la grave responsabilità della politica internazionale, ma anche di quella locale, la cultura minacciosa dello scarto. Ormai abbiamo una società che vede alcuni come scarti, quasi fossero indegni della vita, messi ai margini della società, non ritenuti soggetti di diritti con la stessa dignità che ho io. Papa Francesco prende la difesa di tutte le dignità e infine la proposta di un nuovo stile di vita. Ecco, questi sono, se volete, i titoli dei vari capitoli, ma che vi dicono già l'impianto di questa enciclica, che è un impianto complesso, meditato, non è semplicemente una perorazione, ma è qualcosa di ben nutrito e confrontato nei diversi aspetti che l'ecologia deve avere. In questo senso, vi ripeto, è il primo testo, ma non dico primo testo religioso, è il primo testo umano che noi leggiamo e che pone il problema dell'ecologia a tutti i livelli, a livello politico, a livello economico, a livello giuridico, a livello spirituale, a livello umano, a livello di abitazione del pianeta con tutti quelli che lo abitano. Secondo aspetto di questa enciclica è una riflessione collegiale, connessa alla dimensione relazionale delle tematiche affrontate. Vi è una modalità con cui Papa Francesco esamina questi snodi decisivi. Lo stile e il metodo usato fanno parte dell'insegnamento stesso. Come già nell'enciclica La gioia del Vangelo, anche qui meritano un'attenzione particolare le citazioni usate dal Papa nel suo argomentare. Voi sapete che da sempre i testi del Papa normalmente citano le Sante Scritture, la Bibbia,
poi citano i padri della Chiesa, poi normalmente citano il magistero precedente, ma non hanno mai osato citare chi, attualmente vivente, fosse inferiore rispetto all'autorità la quale diceva qualcosa. Non attenzione che nei testi in realtà si trovava benissimo anche del pensiero, ma sembrava indegno citare per un papa qualcuno che è inferiore a lui. Invece no, Papa Francesco in questo ha molto innovato. In questa Laudato Si dà l'impulso a un metodo collegiale al suo argomentare. Troviamo documenti degli episcopati di tutto il mondo, dell'episcopato di tutto il mondo, non singoli vescovi, ma conferenze episcopali nazionali, regionali, continentali, che hanno potuto contribuire alla riflessione del Papa. Troviamo citati documenti degli episcopati dell'America Latina, dalla celebre assemblea di Aparecida, in cui il cardinal Bergoglio svolse un ruolo determinante, alle conferenze episcopali di Messico, San Domingo, Bolivia, Brasile, Argentina e Paraguay, America del Nord, Stati Uniti e Canada, Asia, praticamente tutti i paesi in cui ci sono cattolici, Oceania, Africa, Europa. Sono citate le conferenze episcopali di Germania e Portogallo. Guarda caso, l'Italia non è citata perché ha mai fatto meditazioni su questo tema e di conseguenza il Papa non ha potuto citarlo. Se può sorprendere in questo l'elenco relativo alla marginalità dell'Europa e all'assenza dell'Italia, il dato rispecchia un mutamento in atto, non solo di tipo statistico. Sono citate conferenze episcopali numerose o grandi, con diocesi di antica tradizione o di recente costituzione, con un numero elevato di fedeli o popolate da piccole comunità cattoliche di minoranze, chiese ricche e chiese povere, in grande dinamica di espansione oppure impegnate nel faticoso dialogo con la secolarizzazione e il loro divenire sempre di più una minoranza. Il metodo di Papa Francesco è il metodo della colletta, cioè ha radunato il magistero dei vescovi delle diverse chiese, le ha sottoposte al discernimento che spetta lui come Papa successore di Pietro, ma poi con questa lettera di fatto lui fa sì che il magistero sia collegiale, non sia soltanto suo. È un vero esempio di sinodalità, di camminare insieme, ma non solo. Analogamente a questo respiro collegiale del magistero cattolico, vi sono dei dati assolutamente inediti e sorprendenti. È la prima volta che in un'enciclica papale vengono citati testi di cristiani che non sono cattolici. Tra l'altro, uno di loro è vivente. Due paragrafi del capitolo introduttivo presentano il pensiero e l'azione del patriarca ecumenico di Costantinopoli, patriarca ortodosso Bartolomeo, che lui cita. Dice: lui ha fatto un grande cammino di magistero e con lui condividiamo la speranza della piena comunione. E ha collocato proprio interi paragrafi del patriarca Bartolomeo dopo citazioni di papi da Giovanni XXIII a Benedetto XVI.
Ma non solo. Alla presentazione dell'enciclica ha voluto che ci fosse il metropolita ortodosso Zigiulas, teologo tra i più stretti collaboratori del patriarca ecumenico. Ma tra gli autori citati dall'enciclica c'è un filosofo protestante, Paul Ricoeur, e numerosi rimandi a Romano Guardini, a Teilhard de Chardin, solitamente rimandi che non ci sono mai stati nei documenti pontifici e nei documenti romani. Una sorpresa ancor più grande è trovare un rimando a uno che il Papa dice maestro spirituale, Ali Kawas, che è un mistico musulmano del XVI secolo. Inaudito. In un testo pontificio si cita un mistico musulmano, il quale scriveva: gli iniziati, cioè i veri discepoli, arrivano a captare quello che dicono il vento che soffia, gli alberi che si flettono, l'acqua che scorre, gli insetti che ronzano, le porte che cigolano, gli uccelli che cantano, il suono delle corde dei flauti, il sospiro dei malati, il gemito dei morenti. Bellissimo testo, in cui si dice che davvero quelli che sono iniziati, veri discepoli, sono esperti nell'ascolto, dall'ascolto del vento all'ascolto del sospiro del morente. E poi arriva a dire, a partire da questo Papa Francesco, c'è un mistero da contemplare in ogni foglia, in ogni sentiero, in ogni goccia di rugiada, così come nel volto di un povero, come una lacrima del malato. Ecco, questo vi dice lo stile, il linguaggio, anche la forma contemplativa poetica che indubbiamente è presente in questo testo. Altro elemento: consapevolezza e responsabilità. Se si dovessero riassumere in due termini gli assi portanti dell'enciclica, ci si potrebbe riferire alla consapevolezza e alla responsabilità. Consapevolezza della situazione limite in cui i nostri comportamenti individuali, collettivi, politici, economici, i nostri comportamenti quotidiani hanno portato, il Papa la chiama nostra madre terra, hanno portato nostra madre terra al limite di essere estenuata. Consapevolezza che certi processi innescati sono, oimè, irreversibili. Consapevolezza dell'urgenza di un cambio di mentalità e di comportamento. Consapevolezza della necessità di far fronte comune per fermare il degrado e invertire la rotta. Consapevolezza anche della spirale perversa avviata dalla tecnologia che oggi lega la finanza e pretende di essere l'unica soluzione dei problemi. Sono parole del Papa. Problemi che di fatto poi non è in grado di vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose e per questo a volte risolvono il problema creandone altri. Paragrafo 20 dell'enciclica. Ma oltre alla consapevolezza che il Papa ci chiede, c'è la responsabilità. Responsabilità verso il bene comune, innanzitutto. Verso la creazione, che è stata affidata all'uomo. Voi vi ricordate queste parole di Dio all'inizio della Bibbia? Perché l'uomo la coltivasse e la custodisse.
non perché la dominasse come padrone assoluto, ma come un amministratore responsabile. Leggendo la Laudato Si e la convergenza di testimonianze cristiane di ogni epoca e latitudine, viene da sorridere di fronte alle accuse che certi ambienti rivolgono alla tradizione ebraico-cristiana o alla Chiesa, ritenendole insensibili alle problematiche ecologiche e addirittura accusandole di essere fomentatrici di una barbarie ambientale. Quando nella Bibbia il comando è «riempite la terra», soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, attenzione, questa azione è l'azione dell'uomo che è responsabile e consapevole, è un'azione che chiede l'armonia tra l'umanità e tutto l'universo. Armonia che è stata distrutta perché l'uomo è diventato predatore, sfrutta la terra. Ormai, vedete, la terra diventa sempre più purulenta. Le nostre acque dei nostri fiumi, ve ne rendete conto? Avete quest'olio, andate ancora a farvi il bagno dentro? Perché abbiamo reso i nostri fiumi avvelenati? Perché ormai se scaviamo un pozzo prima o poi ci dicono che quella sorgente è avvelenata e l'acqua va depurata? Siamo tutti noi con i nostri comportamenti che abbiamo offeso così la terra. E come risultato è che la terra si vendica. Io vengo da una terra di contadini, i miei non lo erano, ma io ho una cultura contadina anche se la mia famiglia non lo era, il Monferrato. E sapete cosa mi hanno insegnato da piccolo? Mi hanno sempre detto, Dio perdona sempre, l'uomo qualche volta perdona, la terra non perdona mai. Me lo ripeteva mio nonno, me lo ripeteva mio papà. E mi dicevano, ricorda, rispetta la terra, è tua madre. E mio padre non era manco cattolico e manco cristiano. Ma bisogna che noi abbiamo questo rapporto di rispetto con la terra, perché la terra allora si vendica. E si vendica con quello che è il frutto di quel che abbiamo fatto, l'aria inquinata, le acque inquinate. Ormai lo sapete bene. Non abbiamo più regole in nulla, è inutile che io vi faccia tutti gli esempi, ma pensate solo quando mangiamo. Che cosa mangiamo? Che cosa mangiamo? Che cosa? Produciamo per mangiare, produciamo in una maniera per cui gli animali non sono rispettati. Vi auguro che nessuno di voi vada a vedere certi allevamenti di pollo, perché il giorno dopo avrà difficoltà a mangiare eventualmente la carne di pollo. Siamo a questo punto, la quantità sempre di più. Poi i polli sono pieni di antibiotici, i polli sono pieni di sostanze che ci avvelenano. Ma questo è il risultato di scelte irresponsabili nelle quali prevale il guadagno e le possibilità tecniche. Oggi la tecnica mi dà la possibilità che una gallina faccia 2 uova ogni 10 ore, mettendogli eventualmente dei mangimi e mettendogli una luce e un calore, e avremo le uova, ma saranno di che qualità e che cosa saranno? Sono esempi semplici, ma per dirci che è nel quotidiano che noi stiamo avvelenando nostra madre terra. La responsabilità è verso la terra. Io dico sempre che se uno vuole ricordare i comandamenti cristiani, certamente amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, amerai il prossimo come te stesso, ma subito dopo aggiunga amerai la terra come te stesso, perché la terra è nostra madre. Noi mangiamo quello che viene dalla terra,
è il filo d'erba che diventa latte, è un grappolo d'uva che diventa vino, è il grano che diventa pane, ed è la terra, l'humus. Ma noi dobbiamo avere un rispetto per questa terra che è nostra madre e amarla come noi stessi, sfruttarla, non rispettarla, prima o poi diventa non rispetto, sfruttamento che si rivolge contro di noi. Ma responsabilità, dice il Papa, anche verso gli altri, intesi non solo come gli abitanti dei paesi maggiormente colpiti dal degrado ambientale, ma anche come i più poveri nelle nostre società opulente e più ancora le generazioni a venire, a cominciare dai vostri figli, ai quali noi stiamo rubando il futuro e i beni primari necessari per condurre una vita dignitosa. Torna un insegnamento di una persona modesta e semplice e non credente come mio padre, che mi diceva: ricordati, chiediti ogni giorno quando lascerai quel pezzo di terra che hai, lo lascerai più bello e in miglior condizione di come l'hai ritrovato o no? È una domanda che la mia generazione deve farsi, soprattutto guardando i ventenni, guardando quelli cui noi dobbiamo lasciare questa terra. Come gliela lasciamo? Meglio di come ce l'ha andata i nostri 50 anni fa, nel mio caso, o gliela lasciamo in una condizione peggiore? Quello che stiamo vivendo ci dovrebbe davvero interrogare. Responsabilità poi verso il bene comune, per quanto garantisce lo stare bene insieme e i beni comuni, cioè quel patrimonio che appartiene all'umanità nel suo insieme e che non può essere espropriato. In questo ambito il Papa ricorda decisiva la salvaguardia dell'acqua come diritto di tutti. Dice al paragrafo 30: l'accesso all'acqua potabile è sicura, è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l'esercizio dei diritti umani. Sono cose che tutti capiamo, ma in realtà io parlo con la libertà, non conoscendo la vostra situazione. Vi posso dire la situazione mia a cui siamo sottoposti? Dove sta la mia comunità? Siamo alle pendici delle montagne. Da noi non ci sono le prealpi come voi in Lombardia. Per cui in realtà noi abbiamo dietro, semplicemente alle nostre spalle che vediamo, le montagne a 3100 metri, che in questi giorni c'è ancora la neve che scende. Questa è la realtà dove io vivo. Ebbene, le acque sono tutte inquinate nonostante abbiamo fatto pozzi sulla serra. E noi dobbiamo bere un'acqua minerale, notate bene, un'acqua minerale di una società che ha preso i suoi diritti e che paga per quest'acqua minerale 30.000 euro all'anno, quando la mia comunità, soltanto per bere noi e gli ospiti, ne paghiamo 40.000. Questa è la situazione, l'acqua potabile, che certo da noi non fa venire la sete e morire di sete nessuno, la paghiamo. Ma in questo momento voi sapete che le grandi battaglie in certe zone del mondo con il deserto avviene sull'acqua, perché un paese fa la diga e piglia l'acqua e non permette più che il fiume abbia la sua acqua nelle nazioni che sono eventualmente più vicine alla foce, all'estuario e non alle montagne. Il Papa fa discorsi molto concreti, quindi queste sono le due cose importanti: consapevolezza, vigilare, essere intelligenti, pensare, non lasciarci imbonire, assolutamente esercitare la critica,
e di conseguenza diventare responsabili. Questo è un cammino unico se vogliamo un futuro per i vostri figli. Io sono un monaco, non ne ho, ma se ne vogliamo per le nuove generazioni che abbiano un domani, che noi abbiamo la responsabilità di lasciargli migliore di come noi abbiamo trovato. Ma tutto questo prepara il capitolo 2 intitolato Il Vangelo della Creazione, dove Papa Francesco fa veramente un accrescimento del magistero teologico attraverso la riflessione sulle scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. Fornisce una visione davvero nuova, dossologica, del rapporto tra il Figlio di Dio che si è fatto uomo e la terra che lui ha abitato. Lo sguardo di Gesù è un rinnovamento dello sguardo del Dio creatore. Vi ricordate che quando Dio creò il mondo, a ogni giorno vedeva che era cosa buona, bella e buona. Ebbene, Gesù ha dato questo sguardo di bontà sulla creazione, ha amato la nostra terra, ha amato la vita umana. E basta leggere i Vangeli per trovare nei Vangeli, guardate, mi rincresce dirlo perché magari qualcuno si spaventa, ma nel Vangelo non troverete mai formule teologiche. Troverete innanzitutto che si parla del fico, che si parla del tramonto, che si parla delle volpi, che si parla dei campi di grano, dei fiori dei campi. Gesù aveva tutte queste immagini. Provate qualche volta a leggere il Vangelo senza aver subito l'occhio col virus di trovare la formula religiosa. Innanzitutto è un libro di densa umanità, in cui Gesù lo si vede davvero in comunione con la terra, le creature. Aveva un occhio che guardava la donna come impastava e metteva il lievito, aveva l'occhio come si pigia l'uva per fare il vino, e ne parla nelle parabole, ne parla nei discorsi. Se lui non avesse avuto questo sguardo, questa capacità contemplativa, se non avesse passato delle ore a pensare e a vedere queste cose in rapporto col Dio creatore, noi avremmo un trattato teologico, non avremmo i Vangeli. Stiamo attenti, perché i Vangeli è attraverso l'umanità che ci parlano di Dio, perché comunque nel cristianesimo Dio nessuno l'ha mai visto e mai lo vedrà, se non al di là della morte. Ma è l'umanità di Gesù che sono le tracce di Dio. Ed è soltanto attraverso di Lui che andiamo a Dio, ce l'ha detto. Noi dobbiamo smetterla di essere ancora dei giudaizzanti, in cui prima parliamo di Dio e poi di Gesù. Gesù ha detto: nessuno può andare a Dio se non attraverso di me. E Giovanni dice: Dio nessuno l'ha mai visto, ma Gesù ce l'ha raccontato. E ce l'ha raccontato con parole e comportamenti umanissimi. Ecco allora che Papa Francesco dice, insomma, la creazione è un Vangelo, nel senso che è una buona notizia. E in particolare i paragrafi 99 e 100 rappresentano il fondamento di tutta l'enciclica. Papa Francesco legge la creazione non solo a partire dall'Antico Testamento, ma lo fa da cristiano. Attraverso il Nuovo Testamento comprende la creazione come opera trinitaria, opera di Dio compiuta attraverso il Figlio e nella potenza dello Spirito Santo. Sapienza, architetto della creazione, è il Figlio di Dio attraverso il quale tutto è stato chiamato all'esistenza. E davvero
Papa Francesco è il primo che fa una lettura della creazione non soltanto con l'Antico Testamento, ma ha avuto il coraggio di ripigliare Giovanni e Paolo e dire: noi siamo cristiani, non siamo dei giudaizzanti che dobbiamo leggere la creazione soltanto come dice la prima pagina della Genesi. Ma la creazione è un'opera che Dio faceva guardando suo figlio nel seno della vita trinitaria e plasmava l'uomo, l'Adamo, a immagine di suo figlio, l'amato. Vedete come la creazione prende davvero un altro posto all'interno della nostra vita di fede. L'universo non solo è opera di Dio, ma è abitato dalla presenza di Dio, è destinato alla salvezza e alla gloria, è chiamato alla nuzialità con Dio attraverso il Figlio Gesù. Solo in questa sovraconoscenza, Paolo la chiama epignosis, della realtà della creazione in Cristo, per Cristo e in vista di Cristo, è possibile comprendere la nostra vocazione e la nostra dignità di umani. Questi due paragrafi che vi dicevo, anche se per il popolo di Dio rappresentano una certa novità, sono decisivi per comprendere come Dio, tramite Gesù, si è legato fin dalla creazione del mondo in modo indissolubile con la nostra terra, con l'umanità. Perché Dio, quando creava l'uomo, il primo Adamo, guardava il vero Adamo, cioè suo figlio. Altro elemento, la quotidianità del prendersi cura. L'enciclica di Papa Francesco non si limita alla denuncia del degrado che si è esteso dai rapporti tra gli esseri umani a quello che colpisce la natura, né si accontenta di approfondire una riflessione teorica su una tematica così importante per la sopravvivenza del pianeta. Papa Francesco si spinge oltre. Non fornisce ricette, non propone soluzioni tecniche, anche se politici, economisti e operatori sul campo possono trovare nelle pagine di Papa Francesco spunti di ispirazione anche molto pratici. Ma Papa Francesco va in profondità, vuole toccare il cuore umano, luogo privilegiato e decisivo per innestare dei cambiamenti di comportamento epocali. E qui la parola chiave per interpretare il pensiero di Papa Francesco potrebbe essere proprio il sottotitolo dell'enciclica, la cura del bene comune. Prendersi cura della terra e degli altri, nel quotidiano delle nostre azioni, nel giorno dopo giorno del nostro pensare e operare. Chiunque di noi ha avuto il dono grande e sofferto di stare accanto a una persona cara ammalata e sa cosa significa il prendersi cura di un malato, accudirlo, curarlo, che è altra cosa rispetto al guarirlo. La sollecitudine, la cura per l'altro va ben al di là della vittoria sull'ultimo nemico, la morte. La cura è amorevole attenzione, è lenimento del dolore, è una solidarietà nel soffrire, è un balsamo sulle ferite, è consolazione, è condivisione, a volte è dare nient'altro che la propria presenza. Eppure quanto è importante questo per prendersi cura dell'altro. Nelle vostre vite familiari, certamente, se non l'avete, prima o poi arriverà. Una moglie, un marito con l'Alzheimer, con la demenza senile, con un cammino verso la morte doloroso, e là
si accenderà la vostra responsabilità della vercura, di rispettare la dignità di chi è nel bisogno. Operazione difficilissima, ma dalla quale ne va la nostra qualità umana e ne va il senso della vita. Tutti voi sapete che a volte verso persone malate, che magari hanno perso la soggettività, cosa possiamo fare? Non riusciamo neanche a sapere se capiscono o non capiscono quello che diciamo. Ma tutti voi sapete che a volte il pigliare la mano di un malato, il fare la carezza a un vecchio o a uno che ha un corpo che è indubbiamente un corpo che è difficile a sostenerne la vista, un lavare il corpo del malato. Ma quella è la cura. Io ieri pomeriggio ho avuto la grazia, mi hanno chiamato, ma sono andato io a imparare, non molti chilometri di qui, a una cosiddetta città, Villa del Sole, Città del Sole, che hanno 155 ragazzi, i quali sono tutti menomati in maniera grave. E stanno in questa casa dal mattino alle 9 fino alle 5 e poi ritornano in famiglia. Ecco, vedere questi ragazzi, vedere queste persone, pensare ai genitori che li lavano, a volte lavano dei corpi in cui non sanno neanche che cosa capiscono. Questa è la cura, questa è umanità. Ma questo dobbiamo essere, certamente con la differenza, dobbiamo essere capaci verso ogni essere vivente. Mi permetto di dire, sapete quando io vado in collera? Perché so anche essere collerico, non faccio male a nessuno. Ma quando a volte in comunità passo vicino a un geranio e il geranio magari flette le foglie e tutti quelli che passano non gli danno un po' di acqua, io vado a dar l'acqua ma mi arrabbio, perché non si può neanche far patire un geranio, visto che lo si è piantato, bisogna poi dargli l'acqua, è una creatura anche lui. Certo, c'è una bella differenza tra un uomo, una donna e un geranio, ma la cura deve essere di tutto. La cura deve essere di ogni cosa, vivente o non vivente. Siamo una comunione molto più legati gli uni agli altri. Dobbiamo smetterla di ricorrere sempre a San Francesco, il santo della natura, quant'era bravo, lui con gli uccelli parlava. Ma cominciamo a fare noi qualcosa di questo, invece di avere poi tanta gioia pensando agli altri. Facciamolo noi. Questa è la responsabilità. E allora vado verso la conclusione perché sono quasi all'ora. Alcune incursioni nell'enciclica per dirvi qualcosa di molto preciso. Capitolo primo. Quello che sta accadendo alla nostra casa. Papa Francesco tenta una lettura di ciò che sta accadendo. La nostra casa comune, casa dell'umanità, casa comune dei popoli, delle lingue, delle culture. Noi siamo nell'epoca della velocità, che causa rapidi cambiamenti nei ritmi, nei modi di vivere. Mentre la terra e la vita sembrano seguire un'evoluzione secondo una naturale lentezza, noi abbiamo impresso a tutto velocità. E vogliamo dei mutamenti imprevedibili che fanno apparire, secondo l'espressione del sociologo Anthony Giddens, un mondo in fuga. Non c'è più una fiducia irrazionale nel progresso, ma scienza e tecnica, quando si presentano autonome rispetto alle esigenze dell'umanizzazione, portano un deterioramento della qualità della vita e della convivenza umana. L'inquinamento atmosferico, quello provocato dai rifiuti, uniti ai cambiamenti del clima che ancora non sappiamo leggere nelle loro cause e nei loro cicli naturali,
producono effetti sulla salute delle persone. E dobbiamo ammetterlo, sono i più poveri che non possono difendersi e che non hanno neanche la possibilità di curarsi e la possibilità della consapevolezza. Dominano, denuncia il Papa, la tecnologia e la finanza, che pretendono di essere la soluzione dei problemi nella società e nella vita delle persone. Il Papa parla di cupidigia tecnocratica, cieca pulsione accumulatrice di denaro, cose che hanno effetti devastanti, sono una minaccia per il futuro dell'umanità. Attenzione, il Papa non è un ingenuo e non è uno che fa l'ideologia della decrescita o di altri che sentite. No, il mondo deve andare avanti, ma si tratta di misurare sempre il cammino che l'uomo fa, se è compatibile con la nostra vita, col bene comune, altrimenti ci facciamo del male. In tutto questo occorre mettere in evidenza come ciascuno di noi nel quotidiano è responsabile non solo dell'inquinamento, ma anche delle sofferenze materiali patite dai più poveri, in particolare a livello di alimentazione. Papa Francesco usa più volte un'espressione forgiata da lui: viviamo una cultura dello scarto. Ma ha ragione, siamo immersi in questa cultura. Permettetemi l'espressione, siamo infognati senza accorgerci. Io vi rimando solo a una cosa. Ognuno in questo momento pensi al suo frigorifero a casa, che sovente è l'anticamera della fogna e dei rifiuti. Quante cose noi compriamo, poi scadono e le buttiamo. Non sappiamo più gli avanzi in qualche misura usarli. Milano, sono i dati della settimana scorsa, ogni famiglia butta via dai 60 ai 75 chili di pane all'anno. Buttate via solo la città di Milano. La quantità di cibo che noi in Italia, per scaduto che i grandi magazzini, le catene buttano via, sarebbe sufficiente per dar da mangiare a 5 delle nazioni dell'Africa equatoriale nelle quali c'è la fame. È così. Avere responsabilità non significa far delle grandi cose, non significa neanche impoverirci, significa solo esercitare l'intelligenza, essere avveduti e non finire per buttar via tutto quel cibo che buttiamo via. Perché compriamo il cibo in eccedenza rispetto ai bisogni? Perché? Il frigorifero è diventato una fonte di sicurezza, un po' come il denaro una volta sotto la piastrella. Allora non c'era il frigorifero, c'era il denaro sotto la piastrella che qualcuno teneva, avete presente. Adesso è il frigorifero, poi scadono e buttiamo via. Pensate che sulla Terra siamo 7 miliardi. Un terzo della popolazione totale di alimenti va sprecata. In Italia lo spreco pro capite è 149 chili all'anno. Pro capite, io in media butto via 149 chili all'anno, significa mezzo chilo al giorno. Questi sono i dati che ci vengono dati, attenzione, dai soggetti commerciali che non vorrebbero darli. E sono la realtà. Nel mondo si spendono 87 milioni di dollari per dimagrire. E sono 500 milioni le persone malate di obesità e 1 miliardo soffre di fame.
Vedete la follia in cui siamo immersi? Voi direte, ma non ce ne accorgiamo neanche di commettere queste situazioni. È vero, questo è il guaio, questo è il guaio. Nella nostra società dei consumi accade che i bisogni relativi, a volte nient'altro che desideri, vengono percepiti come assoluti. Il grande economista Keynes affermava che la soddisfazione dei bisogni relativi ci procura una sensazione di superiorità sugli altri e per questo facciamo di tutto per averli, anche se poi non li consumiamo. Vi consiglio un esercizio, provate una volta, è una cosa bellissima. Ma dovete avere il coraggio di provarla, senza pensare di fare qualcosa di pio o di sacrificio. Andate una volta al supermercato, girate tra le corsie e guardate di quante cose non avete veramente bisogno e uscirete più soddisfatti dal supermercato. Credetemi, è un esercizio di dire di quante cose non ho bisogno. Se invece uno continua a andare e ogni volta si lascia attrarre, e i supermercati sono disposti che addirittura perché non facciamo sempre la stessa corsia e vediamo tutto, ogni 2 mesi ci spostano gli scaffali, così te, non ero mai passato di qui perché entravo solo per pigliare lo yogurt. Ah, ma stavolta ho visto te, forse sto succo di frutta, questa menta zero calorie, forse, è così, è così. Allora vedete, noi dobbiamo davvero renderci conto che quello che ci chiede la terra e che il Papa si fa portavoce nell'enciclica è davvero che noi impariamo a guardare al bene comune e non semplicemente al bene individuale. Che noi riusciamo a resistere alla logica utilitaria, resistere. La crisi ecologica ci interroga non solo su ciò che facciamo, ma anche su ciò che vogliamo essere sulla Terra. E allora il Papa parla dell'inequità planetaria, sul fatto che c'è molta ingiustizia al mondo, parla dei poveri, poi ne parla tutti i giorni, è certamente un tema che con lui è diventato estremamente più sentito e cogente, era dai tempi del Concilio che non si parlava di Chiesa dei poveri e lui ha riportato questi temi con una forza che lascia perplessi molti cattolici, sappiatelo, non pensate che tutti sono contenti di Papa Francesco. Assolutamente. Ma perché non sono contenti? Forse cambia la dottrina? Forse dice qualcosa invadendo la politica? No, no. Guardate le distanze che ha preso anche dalla politica italiana. Abbiamo mai avuto una Chiesa così distante dalla politica italiana come adesso? Ma semplicemente perché ricorda il Vangelo e lo ricorda con forza. Poi certo è il suo stile, è un sudamericano, ohimè, suo padre e sua madre sono di un paesino a 11 chilometri dal mio, quindi porta i segni del Monferrino ad ogni costo e parla anche il Monferrino come me. Sì, avrà i suoi stili, però ci ricorda il Vangelo e il Papa dice che dobbiamo impedirci di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi nella natura, siamo parte della natura, ne siamo compenetrati, sono sempre parole sue. Non ci sono, dice, 2 crisi separate, una ambientale e una sociale, ma una sola e complessa crisi socio-ambientale. E allora poi certo fa anche delle denunce sull'ineguaglianza, l'ingiustizia che ci sono nel mondo. E poi al capitolo 5 dà alcune linee di orientamento e di azione.
certamente quali sono? Sono i principi del Vangelo. E io non voglio andare oltre perché ho già abusato troppo del vostro ascolto, ma voglio concludere con una citazione che il Papa fa e che è il Vangelo Schietto, di fronte alla quale noi ci dobbiamo interrogare. Avete presente che Gesù parla del giudizio finale e dice che nel giorno del giudizio tutti gli uomini della terra saranno davanti al giudice dell'universo, il figlio dell'uomo, lui. Ecco, io vi dico che tutte le volte che leggo quel Vangelo mi sento bruciare le labbra e non ne parlo neanche facilmente. Perché il figlio dell'uomo dirà: andatevene maledetti, andatevene maledetti. Ma non dice perché hanno fatto dei gravi peccati di cui potevano pentirsi. Non c'è andatevene maledetti perché avete fatto dei peccati per passione, perché di quelli c'è stato magari il pentimento. Ma andate maledetti solo per peccati di omissione. Solo per peccati di omissione. Avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Avevo sete e non mi avete dato da bere. Ero nudo e non mi avete vestito. Ero straniero e non mi avete accolto. Ero malato, non siete venuti a trovarmi. Ero in carcere, non mi avete fatto visita. L'enciclica è una risposta a un'ecologia globale in cui noi siamo chiamati alle nostre responsabilità verso la terra, ma verso gli altri. E non dimentichiamo, nel giorno del giudizio, ciò che ci salverà, ma che farà sì che la vita che abbiamo fatto sulla terra abbia senso o non ce l'abbia, sono delle cose molto umane, quotidiane. Dare da mangiare a chi non ce l'ha, andare a trovare chi è vecchio e malato, non lasciare solo in carcere chi è carcerato, anche se è un delinquente. Su quello, se non abbiamo fatto quello, noi andremo in quello che Gesù definisce un inferno, cioè una situazione di morte. Allora la responsabilità verso gli altri e verso la terra è una responsabilità unica. Ricordatevi questa parola finale: amerai il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. Amerai il prossimo tuo come te stesso, ma di conseguenza amerai la terra come te stesso, perché la terra non è un teatro su cui avviene la scena della vita umana. Noi siamo fatti di terra, nati dalla terra, alla terra ritorneremo. Non dimentichiamoci che Adamo significa il terrestre e la terra è nostra madre. Il Papa ci richiama a questa responsabilità e richiama tutti gli uomini, non solo i credenti.